Ma se appena arrivata già pensi a partire? Ti scade il permesso? Ma non essere cattiva. Hai ragione, scusami. Tony, non pensiamo alla partenza. Godiamoci queste poche ore che ci rimangono. Ma non hai sentito un rumore? No. Come di passi? No. Eppure... sarà stato il fuoco. Sembri un assassino braccato dalla polizia. Oggi è più facile nascondere un delitto che un amante. Ah no, Tony. Amante è una parola che non mi va. Ma amante deriva dal verbo amare. Ah, così come ami tu, senza essere capace di dare una prova d'amore, niente. Più che desiderare di stare sempre con te. No, Tony, non può andare avanti così. Sempre con la paura che qualcuno ci veda. Ma per non finire nei rotocalchi, sai che scandalo. Tutta la mia famiglia in ballo. Mia madre si precipiterebbe quassù e poi... Va bene, allora io gli direi: buongiorno, principessa. Oppure, ciao, mamma. Sì, e lei ti risponderebbe: beh, lasciamo perdere. Tino, ti conosci, mia mamma. Senza contare poi che ho anche una moglie. Beh, c'è il divorzio, no? Sì, fai presto a aggiustar tutto. Soltanto a pronunciare la parola divorzio, in casa mia succederebbe il finimondo. A tradire la moglie, invece, no, non succede nulla a casa tua. Tu qui e lei? Ma chissà con chi, Ma con nessuno. Certo, vacchia com'è. Molto ricca, però, vero? Ma qualche ettaro di terra. No, Tony, tu vali molto di più, molto di più. Ma dove va? Carol, che vuoi fare? Una corsa in slitta, nella notte! Ma proprio adesso? Ma guarda, sì, che idee! Casa, qui fa freddo. No, io ho caldo. Si sta così bene qui, in questo silenzio. Sì. Su questa neve così bianca. Sì, sì. Chiaro di luna. Sì. Ah, Tony, stringimi, sì, stringimi, sì, a te. Sì, cara. Oh. Ma che non si può fare la roba che subito ti è proprio...